È una domenica che sembra stregata per la Roma, una domenica che comincia dopo meno di 10 minuti sbattendo la testa contro i pali del Parma e continua così fino quasi alla fine, con tanta grinta, tanta voglia di fare bene, un avversario che sembra più propenso al controllo che non all'offesa, ma non basta. La curva sud suona la carica, la Roma ci mette il cuore, Mikhailovic ci mette il sinistro, Ballotta ci mette le mani. Il Parma sembra disorientato e un po' avvilito, cerca Spriglia e trova sempre un Aldair quasi impeccabile. Il colombiano cerca poi ogni tanto Gloria in contropiede, ma perde lucidità e soprattutto perde il pallone. La Roma capisce allora che si può insistere, che il Parma fa meno paura del previsto. Piacentini sogna per qualche secondo le spiagge di Rio de Janeiro e regala a Rizzitelli un pallone che tutti vorrebbero. Ma ce la traversa, un'altra volta roba da buttare il morale sotto i tacchi. Il Parma però rimane a guardare, nel frattempo Zinetti improvvisa con 30 lange uno show fatto di fischi, occhiatacce, battibecchi e battimani. Quest'ultimo risulta fatale, il risultato è palese, forse esagerato, comunque Zinetti se ne va, la Roma rimane in 10, il giovanissimo portiere Fignani prende il posto di Garzia e Bosco ricomincia pensando al peggio, ma il Parma non approfitta e scala, onestamente lo ammetto. È successo quello che nel calcio non dovrebbe succedere, è l'allenatore che sbaglia delle scelte e che poi alla fine paga e pagano i giocatori, di questo mi dispiace molto, però è chiaro che al di là dell'errore che posso assumermi e posso pensare di aver fatto, anche la squadra in campo forse non era nelle condizioni migliori. Abbiamo subito in 10 contro 11 una superiorità addirittura, e questo non deve succedere, però ripeto, forse tutto è partito dal mio errore iniziale. Abbiamo subito questo gol, non siamo stati capaci di amministrare una partita che direi che dopo la metà del primo tempo sembrava che potesse terminare sullo 0-0, invece è stata la beffa finale, purtroppo merito della Roma, quindi complimenti. Complimenti anche a Fignani, che ha tempo e modo per festeggiare la sua prima parata in Serie A, e l'emozione si allontana. Nel frattempo il Parma si siede e non forza i tempi. Hesler intanto carica il suo destro e c'è l'illusione ottica, solo quella del gol annunciato. Convinzione che cresce e sembra rassegnazione. Sembra ci sia ormai davvero poco da fare. Rassegnazione rafforzata dal terzo palo della domenica, quello di Giannini, che si lamenta soprattutto per la scarsa collaborazione degli astri, esorcizzata, buon per lui, pochi minuti più tardi. Il cuore in quest'ultimo periodo non manca. C'è la voglia, la determinazione di fare risultato per tirarci fuori da questa situazione. La Roma bene o male la sta facendo. Abbiamo avuto oggi anche pura sfortuna, perché primo tempo quando noi abbiamo avuto parità con giocatori, abbiamo avuto una traversa, io non so come non entrava palla dentro in un palo. Poi quando abbiamo perso un giocatore, secondo tempo un bel palo, si vede come Giannini tirava e non entrava dentro. Meno male abbiamo vinto.